Salve e bentornati ad una nuova puntata di Super Quack, questa volta in stagione estiva, come potete vedere dal mio outfit. Beh, straordinaria location. Dove ci troviamo? Ci troviamo in Campogialli, uno dei più bei paesi d'Italia. E in questa serie di puntate il mio obiettivo è proprio questo, guidarvi attraverso le misteriose strade e le numerose scoperte che possiamo fare in questo paese. Benvenuti a Super Quack, Discovery Campogialli. Seguitemi. Nell'entroterra valdarnese, in quello che è universalmente considerato il centro del mondo, si trova Campogialli. Poggiata sulle tondeggianti colline toscane, baciata dalla delicata luce del sole, offre rifugio agli sperduti e pace agli spacciati. È qui che, con la mia troupe, formata da Lorenzo, il cameraman, Lorenzo, l'autista, e beh, me, il presentatore, ho intrapreso le riprese di questo documentario. Questo è Discovery Campogialli. Non appena partiti, appena inforcata la via che dalla periferia ci porterà nel pieno della vita paesana festosa del luogo, siamo fermati da alcuni ammiratori desiderosi di prendere parte alle riprese. Stasera stiamo registrando un documentario sulla bellissima Campogialli, una serie, si chiama Discovery Campogialli. Io presenterò la città. Ovviamente riscacciamo in un battibaleno. No, la troverete su YouTube, sono io il presentatore. Devo affrettarmi. Le riprese sono riservate a pochi privilegiati. Poveri illusi. Ci dirigiamo a nord e raggiungiamo la conca che ospita la superba chiesa di Sant'Agata, patrimonio sacro per la gente del posto, nonostante la povertà evidente della costruzione. Continuando la strada per le tortuose strade del centro, ecco che raggiungiamo la ripida salita che, accompagnata dal panorama mozzafiato, ci porta al castello. Ci troviamo qua sulla strada per arrivare al famoso castello di Campogialli. Venite, vi spiego. Ci inoltriamo all'interno del paese arroccato sul luogo dell'antico castello, cogliendo alcune piccole dimostrazioni di arte della zona. La leggenda dice che qua, alcuni secoli addietro, si usasse giustiziare criminali che giungevano dalle località circostanti. È facile approfittarsi degli altri, eh? Per cui si dice che il luogo sia ancora infestato da spiriti e fantasmi. Riusciamo pure a raggiungere angoli altrimenti privati alla percezione umana, grazie all'uso delle nostre tecnologie all'avanguardia. Continuando lungo il centro, incontriamo piccoli vizi di vita, assieme ad architetture delicate che trasudano antichità e che rappresentano in sé il sinolo tra leggenda e realtà. Sopraffatto dalle emozioni che il luogo porta con sé, colgo anche l'occasione per scattarmi delle foto per Instagram. Ci troviamo qui in una delle zone più densamente popolate dell'intera Campogialli. Sentite quanti grilli, segno dell'aria estremamente pulita, e guardate quante foglie che cadono anche d'estate, segno dell'aria estremamente inclinata. Muoviamoci avanti nell'ultima parte. La nostra squadra si è pure impegnata a realizzare un delizioso time-lapse che mette a risalto le frenetiche attività del paese. Gente. Per ultimo raggiungiamo la scalinata che ci ritrasporta alla realtà, dopo questa totale immersione nella storia e nel fascino di questo Data paese. L'inquadratura stretta dovrò assumere questa posizione, comodissima. Ma ecco, vi volevo parlare di una cosa. Questo paese, che porta dentro di sé delle riconoscenze storiche antichissime, ci mostra anche questa scalinata. Questa scalinata, si narra, era percorsa dagli stessi condannati a morte. Non è bellissimo essere così vicino alla loro disperazione e cogliere magari qualche dettaglio di macchia di sangue? Stupendo. Mi sento così vicino a loro che quasi quasi
Sembra di star per morire anche a me. Oh. A causa della prematura morte del mio collega ho dovuto prendere il suo posto. Per fortuna ci hanno clonati. Per questa prima puntata è l'ora di tornare a casa ed andare a dormire. Ma io, in qualità di presentatore, auguro a tutti una buona notte. Continuerei a camminare per queste vie per tutta la sera. Ma purtroppo, anche per oggi, è arrivato il momento di lasciarci. E allora vi invito calorosamente a seguire anche le prossime puntate di Discovery Campo Gialli, ovviamente. Tutte proposte da Super Quark. Io sono Lorenzo Baldi e ci vediamo nella prossima puntata.